Connettività europea come strumento di sviluppo della macroregione adriatico-ionica. Un obiettivo a lungo inseguito dall'Abruzzo che ieri ha riunito a Pescara i presidenti di Puglia, Marche, Molise, oltre che il vicepresidente dell'Assemblea Generale dell'Euroregione, Aldrin Dalipi, e il sottosegretario degli affari europei, Sandro Gozi. Al centro dell'incontro l'emendamento sull'estensione delle reti TEN-T, fulcro della connettività, i trasporti e le infrastrutture. Sì, innanzitutto gli attori istituzionali nazionali, prima di tutto Ferrovie dello Stato, RFI, per quanto riguarda la intelaiatura del ferro, che poi è la prima delle grandi partite. Qui si tratta insomma di fare in modo che un treno possa arrivare in qualunque parte d'Europa. Oggi non è possibile se i treni partono dai nostri porti, e questo la dice lunga sulla capacità di competitività del sistema del centro-sud Italia rispetto a altre parti dell'Italia e dell'Europa. Oggi con questa strategia, con l'allungamento del corridoio, per esempio risolviamo questo problema, che significa milioni di investimenti lungo la dorsale adriatica, significa velocizzazione oggi per i passeggeri e domani anche alta velocità, ma se non stavi dentro quella nuova programmazione stavi fuori dai finanziamenti. Quale può essere il vantaggio economico per l'Abruzzo facendo la previsione? Ma io credo che è il vero cambiamento della storia della nostra regione. La nostra regione è stata sempre detta e definita e raccontata come la regione ponte tra tutto ciò che sta al di là del mare Adriatico e tutto ciò che sta al di qua del mare Tirreno, cioè il collegamento, per essere chiari, Civitavecchia, Roma, Ploce e tutto il mondo che sta di là. Però solo sulla carta, di fatto eravamo esclusi. Oggi invece stiamo dentro il cuore di questo grande flusso che da est arriva a ovest, arriva in Europa, e da sud arriva a nord e arriva in Europa, e noi stiamo centrali in questo nuovo movimento delle persone e delle cose. È chiaro che con le nostre infrastrutture ci giochiamo la partita della storia, cioè il secondo tempo della vita economica riparte proprio da qui.